No al Nutri-Score, lo ha ribadito Lodi anche Fratelli d'Italia. In tour nell'Odigiano per dire no al cartellino rosso per il Nutri-Score. Innanzitutto cos'è il Nutri-Score di cui si parla tanto? E poi perché no? Il Nutri-Score è un'etichetta nutrizionale a semaforo con colori che vanno dal rosso intenso fino al verde, in mezzo a una serie di gradazioni. È un'etichetta che è stata inventata in Francia, è stata adottata in Francia e in altri 5 paesi europei, e ora, proprio su iniziativa francese, la si vorrebbe rendere obbligatoria a livello di tutta l'Unione Europea, quindi anche in Italia. Attraverso questa etichetta nutrizionale verrebbero bollati con il rosso, quindi con un segnale molto negativo nei confronti dei consumatori, prodotti importantissimi nel nostro agroalimentare di qualità. Pensiamo al grana padano, al parmigiano reggiano, ai salumi come il nostro prosciutto crudo di Parma o di San Daniele. Pensiamo all'olio extravergine d'oliva, prodotti fondamentali per la nostra dieta mediterranea che, in base a questa catalogazione che non ha alcun tipo di fondamento scientifico, verrebbero bollati col bollino rosso e quindi verrebbero messi alla gogna, diciamo all'indice, nei confronti del consumatore che si ritrova davanti al supermercato, a fronte invece di schifezze precotte surgelate che avrebbero il bollino verde. Ce l'hanno già in Francia, in Belgio, è già così, quindi si trovano dei cibi assolutamente non salubri col bollino verde e le nostre eccellenze col bollino rosso. È per questo motivo che Fratelli d'Italia dal primo giorno si batte contro questa follia, diciamo di no all'obbligo di introduzione di questa etichetta nutrizionale, e naturalmente ci schieriamo come sempre a difesa delle nostre eccellenze dell'agroalimentare, del Made in Italy, della nostra produzione d'eccellenza. Ecco, cosa si può fare per evitare questo? Stiamo lavorando per creare un'alleanza tra i paesi che sono contrari, i paesi maggiormente colpiti da un provvedimento di questo genere, che ha l'obiettivo di favorire le grandi multinazionali che hanno interesse ad un prodotto alimentare standardizzato e a colpire invece i produttori di qualità come i tanti nostri che caratterizzano appunto il nostro Made in Italy, le nostre eccellenze. Quindi stiamo lavorando per allargare il fronte, unire insieme all'Italia altri paesi che hanno gli stessi nostri problemi per bloccare questo tentativo di imporre l'obbligo di questa etichetta, e abbiamo proposto a livello europeo, devo dire con l'accordo di tutto il sistema Italia, quindi anche delle associazioni agricole e anche del governo attuale, un diverso sistema di catalogazione, cosiddetto a batteria, che tiene conto dei valori nutrizionali inseriti nelle diete. Noi abbiamo la dieta mediterranea che è patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, proprio per il suo equilibrio, per i suoi valori, diciamo di salute anche nei confronti di tutti noi cittadini. Il paradosso è che questa etichettatura non tiene conto in nessun modo della dieta mediterranea e quindi va a colpire prodotti in base a dei criteri, diciamo, che non hanno nulla di scientifico sostanzialmente. Il volantinaggio in Piazza della Vittoria è stato l'occasione per raccogliere il malumore degli ambulanti. Il sabato e la domenica torneranno in Piazza Mercato e in Via Cavour, e da molti di loro la decisione del comune non va giù.